compie 5 anni la Camorra dei Briganti, l'evento dedicato alla storia del Sud Italia nato a 150 anni dalla fine del Regno delle Due Sicilie. 5 anni di musica popolare, degustazioni di prodotti tipici, sfilate a cavallo e carretti d'epoca, convegni e spettacoli teatrali sul brigantaggio. Presentata al Comune di Giugliano così l'edizione della Camorra dei Briganti che si terrà al centro storico della città dal 29 aprile al 1 maggio, rinviata di una settimana rispetto al cartellone per questioni legate al maltempo. Rinvio che però non ha scoraggiato l'organizzatore dell'evento, Domenico Ciccarelli. Creato questo connubio fra musica popolare meridionale, prodotti tipici provenienti da tutte le regioni del sud. Arriveranno gruppi da un po' tutto il sud a cantare di briganti e, a cantare, a portare i colori e le note della nostra storia meridionale. È un evento che ogni anno è cresciuto sempre di più e quest'anno vedrà appunto ospiti venire da 600 km di distanza, come il gruppo folk Gazzara di Caltavuturo in provincia di Palermo. Saranno 30 elementi fra ballerini e musicisti che con abiti folcloristici per 3 giorni saranno nostri ospiti nelle strade del centro storico. E poi ne abbiamo tanti altri, Brigani Via Nova, i Picarielli da Salerno, musiche, Luna Janara dalla zona vesuviana, ne sono davvero tanti, di sicuro dimenticherò qualcuno. E poi i prodotti tipici, tantissimi prodotti di eccellenza del sud, dalla Calabria arriveranno tutti i prodotti di peperoncini e derivati, salumi e formaggi del Montepollino, avremo dolci dei cannoli al babà, così come frutta nostra tipica, e poi giustamente il protagonista sarà la fava, la pancetta e il capicollo giuglianese. Per il sindaco di Giugliano Antonio Poggedo, la manifestazione fa parte di un progetto di rilancio della città che riguarderà anche la fascia costiera. Noi abbiamo scommesso sul nostro centro storico e anche in zona costiera, cominciamo tra poco a lavorare anche lì con una serie di eventi. Per vivacizzare la città che aveva avuto il contraccolpo delle lungaggini dei cantieri del Più Europa, e abbiamo quindi stretto un'alleanza con i commercianti e con i soggetti che in genere vivacizzano il centro delle città per provare a portare nel centro giuliano centinaia e migliaia di persone. Abbiamo promosso molti eventi, su alcuni investendo in maniera consistente risorse comunali, in altre accollandoci parte dei costi e quindi provando a promuoverli. In questa iniziativa noi investiamo 5.000 euro che serviranno a pagare le spese di viaggio ai gruppi musicali ed altri che arrivano dalle regioni del Mezzogiorno. Sono più o meno una cinquantina le persone che arriveranno a Giugliano per questi concerti e questi eventi. Il costo sarà in parte coperto dal contributo dato dall'amministrazione comunale. C'è un'attività delle varie associazioni esercenti ed altro, sì, c'è un programma molto ricco di eventi e per me, che insomma dalla stazza si vedrà, sono anche un buon degustatore, c'è anche una parte enogastronomica di assoluto rilievo. Quindi, veramente una bella iniziativa che spero continui a portare gente a Giugliano e che questa città possa diventare viva e vivace ogni giorno che passa. Storie e tradizioni, convegni e mostre, il brigantaggio è anche un momento di riflessione, come spiega lo storico Vincenzo Gulì. È un momento importante che si sta diventando istituzionalizzato per rivedere le nostre tradizioni, riscoprire il nostro orgoglio, essere fieri di essere meridionali e soprattutto fieri di discendenti dei popoli delle due Sicilie, che sempre di più si stanno riscoprendo in questi anni e che rappresentano in effetti un nostro orizzonte positivo, per cambiare finalmente direzione dopo tutti i guai che abbiamo passato in 155 anni di unità italiana. 30 palermitani che arriveranno a Giugliano per 3 o 4 giorni a portare la loro musica, i loro.